Buona Pasqua. Il Vangelo di questo giorno, al centro di questa giornata che è stata preceduta dalla lunga veglia pasquale, si concentra sull'annuncio della resurrezione di Gesù. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni e il ricordo della resurrezione. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, quello che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. Il Vangelo di Pasqua è un Vangelo particolare. Nel racconto di Giovanni è denso di simboli e di immagini che ci aiutano a comprendere che cosa è accaduto. Giovanni non descrive la resurrezione di Gesù. Nessuno ha potuto assistere in diretta a ciò che è avvenuto. I discepoli e la Chiesa hanno soltanto sperimentato le conseguenze per loro di questa resurrezione, il cambiamento profondo che questa ha realizzato nella loro vita e in modo particolare la nuova comunione con Gesù vivo per sempre che si è venuta a creare dal momento della sua resurrezione. Il racconto di Giovanni, l'abbiamo sentito, si apre indicando una profonda novità. È il primo giorno della settimana, inizia una settimana nuova. È poco prima dell'alba, ancora buio, inizia un giorno nuovo. C'è una donna che giunge in un luogo che era un giardino, ma in un luogo diventato un luogo di morte. Sembra evocare l'inizio della creazione, quando tutto era cominciato nella bellezza e nella luce, ma si era chiuso con il peccato dell'uomo e della donna e con il buio dell'inizio della vita segnata dal peccato. Ora si ricomincia, comincia una nuova storia, si apre una nuova speranza. Ed è interessante che in questa storia che comincia, prima Maddalena e poi Giovanni danno la precedenza a Pietro. Pietro, che è la Chiesa, è il più lento di tutti. Prima giunge Maddalena, spinta dall'amore. Poi giunge Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Anche nella Chiesa ci sono persone condotte dall'amore che giungono per prime alla luce della fede, ma si fermano e fanno passare avanti Pietro. Riconoscono che c'è un primato, che nella Chiesa c'è qualcuno che deve farsi garante e testimone autorevole di quello che è successo il giorno della resurrezione di Gesù. Essi lo sostengono,
lo incoraggiano, lo precedono, e così la testimonianza della Chiesa, attraverso l'autorevolezza di chi la guida, attraverso la passione e l'amore di quanti si lasciano più di tutti condurre dallo Spirito, può annunciare al mondo il Vangelo della Resurrezione. Il Vangelo della Resurrezione è semplice. Gesù non è più tra i morti. La morte non lo trattiene più. Le bende con cui era stato legato, il sudario che stava sul suo capo, tutto ciò che lo imprigionava nella morte, compresa quella grande pietra che chiudeva il sepolcro, è ormai afflosciato, infranto, aperto. Nulla trattiene più Gesù nella morte. Egli è nella pienezza della vita e per questo ci può comunicare questa pienezza di vita. Il Vangelo dice di Giovanni: egli vide e credette. A cosa ha creduto Giovanni? Ancora non aveva visto Gesù. Ancora aveva visto solo i segni della sconfitta della morte. Crede in questo, che la morte non gli fa più paura, che la speranza che Gesù ha portato con la sua resurrezione è disponibile per ogni uomo. Questo è l'annuncio della Pasqua. C'è una speranza per l'uomo, una speranza di vita che infrange tutte le barriere della morte e tutti i limiti con i quali costantemente l'umanità si confronta. Questa speranza la portiamo nel cuore e ce la passiamo l'uno con l'altro, dicendo l'uno all'altro buona Pasqua. Questo termine antico, ebraico, che significa passaggio, vuol dire che il Signore ti doni di fare il passaggio dalla paura alla gioia, dalla mancanza di speranza alla pienezza di luce, dal timore della morte alla fede nella resurrezione. Buona Pasqua.